Buongiorno, siamo qui con Adam, di cui poi parleremo un po' dell'argomento addestramento, segreti dell'addestramento, e questa è un po' la cosa che voglio condividere con voi oggi. Ma prima volevo fare una piccola parentesi, aprire una piccola parentesi perché alcune persone mi chiamano, mi chiedono se faccio corsi, se posso andare nel loro centro, lezioni private o assistite anche online volendo. E vi invito, chiaramente, vi invito ad andare a visitare il sito dove potete trovare, già ci sono fissate alcune date, c'è una data di un weekend e poi ci sono date anche di settimane intere di full immersion, soprattutto per chi ha un puledro che vuole iniziare. Soprattutto per chi magari è un amatore e gli piace scoprire per l'appunto i segreti di cui andiamo a parlare oggi, di come addestrare un cavallo e di come avere anche una progressione efficace, di essere efficace con i cavalli. Una progressione con i cavalli sappiamo che non vogliamo progredire troppo velocemente, ma neanche troppo lentamente, è una cosa giusta e equilibrata. Bene, quindi prima di parlare dell'altro, andiamoci a vedere un po' di highlight di Adam. Adam è un cavallo che è qui da 10 giorni, è stato montato 10 volte, prima in capezza, lo vedete anche poi nel video, e poi adesso questa è la terza volta che mette l'imboccatura. E abbiamo già fatto una passeggiata serenamente insieme ad altri cavalli, è stato primo per dire, questo non importa se era primo, secondo o ultimo, ma per dire molto confidente, molto sereno con l'uomo, con tutti gli strumenti, la sella, stick, eccetera. Allora, parliamo poi dopo dei segreti, ma prima guardiamoci questi highlight del cavallo Adam.
Bene, eccoci qua. Abbiamo visto appena adesso Adam montato, l'abbiamo visto in capezza, l'abbiamo visto prepararlo per essere sellato, la pulizia dei piedi, tutto quanto. Montato in capezza, dicevo, montato alle tre andature, montato con l'imboccatura, qualche passo laterale, qualche passo indietro, si è visto. Cavallo confidente, cavallo tranquillo, sereno. Allora, eccoci qua che ora passiamo a. Qual è il segreto di questo addestramento? Perché questo cavallo abbiamo detto che è 10 giorni che è solo montato solo da 10 giorni. Qual è il segreto? E molti di voi qui si aspetteranno che io incominci a dire cosa fare, come farlo, eccetera. Allora, io invito un attimo il segreto di questo successo con il cavallo, invito chi? La proprietaria. Vieni, Laura. Ecco, Laura. Lei è Laura. Questo chiaramente è il cavallo che avete visto montato da me prima. E Laura è una ragazza che è da un paio d'anni che va a cavallo. E magari adesso chiediamo un pochino a lei il suo percorso con i cavalli e poi tiriamo le conclusioni. Quindi il titolo è, come dicevo, è Addestrare i proprietari di cavalli per avere successo poi con i cavalli. Se vuoi dire due cose, Laura? Sì, volentieri. E io ho iniziato ad andare a cavallo un paio d'anni fa, quindi sono neofita a tutti gli effetti. E ho avuto un altro cavallo prima di Adam, però ero arrivata al punto che non riuscivo più a montarlo. Ma non erano due cavalli? No, no, Ah, metti uno. uno. Sì, Ah, sì. scusa, mettiamone Uno uno, l'altro. bellissimo. Mi sembrava erano due cavalli che aveva L'altra è cambiato. Nicola, Ah, a casa. ok, c'è sempre. Però ero arrivata al punto che non riuscivo più a montarlo. Però il problema a distanza di un anno, perché io l'ho venduto un anno fa, non era il cavallo, ma ero io. Praticamente non ero pronta ad avere un cavallo in quel momento. Mi serviva ancora crescere. Imparare a gestire tante situazioni e quindi decisi di vendere questo cavallo e anche se può sembrare una pazzia perché ho preso un puledro di un anno e mezzo dopo, è stata la scelta migliore perché io in quest'anno sono cresciuta tanto, mi sono impegnata, ho fatto lezioni per tutto l'anno con Eric, ho fatto delle progressioni enormi perché sono partita nel montare i cavalli da scuola e mi sono ritrovata anche a montare cavalli del range un pochino più difficili e poi ho visto la crescita del cavallo, che è un viaggio lungo, però è un viaggio bellissimo perché lo vedi Quindi, crescere ed evolvere con te. esatto. Quindi possiamo dire che la scelta non è cambiare cavallo, la strada non è cambiare cavallo, No, la è cambiare strada, se stessi, sì. eh? Sì. Ed è qua che volevo riportare un po' il discorso, cioè dov'è il segreto? Il segreto è addestrare, istruire, chiaramente, i proprietari di cavalli. Pensate che nel nord Europa, non mi ricordo quale paese, se sei proprietario di un cavallo devi passare un piccolo esame, un test, se no tu non puoi tenere un cavallo. Pensate che qui qualsiasi persona si può prendere un cavallo. Gente che non sa dov'è la testa e la coda di un cavallo, magari si prende un bello stallone di 3-4 anni, non è capace a gestirlo, poi dopo le persone vengono qui da noi, ci chiedono una mano, perché chiaramente come Laura ci chiede una mano la gente va aiutata, ovviamente, perché io sono il professionista che mette le mani sul cavallo e che dà una mano a Laura, ma poi se a priori a monte non c'è un lavoro di gestione che Laura ha fatto in maniera veramente molto bene, perché il cavallo è arrivato qui che dava le gambe, si faceva spazzolare, seguiva alla capezza, già lo lavorava la corda a casa e faceva tante piccole cose che fanno poi la differenza. Quindi anche il riporlo nel paddock, il cavallo, non è che lo andava nel paddock e lo sganciava e tanti saluti, no, c'è una metodologia per fare le cose con i cavalli, di modo che per chi addestra i cavalli poi, invece che diventare un lavoro anche pericoloso e poco divertente, diventa un lavoro con meno pericolo, il cavallo più rilassato, il cavallo più abituato a stare con noi, a vedere la sella, a vedere tante cose, ostacoli, eccetera, invece di aspettare i famosi 3 anni per poi incominciare a lavorare un cavallo. Quindi il segreto sta
nell'addestrare i proprietari di cavalli e nell'istruirli per far sì che loro possano avere un rapporto con il cavallo, di modo che quando il cavallo arriva dall'addestratore sarà molto più semplice, perché il cavallo vive già nella nostra realtà, perché voi pensate a un cavallo che vive in un campo, non vive nella nostra realtà. E poi i 3 anni, sì certo, aspettiamo i 3 anni per montarlo e per lavorarlo ovviamente. Però siamo, come si vede anche nel video, nelle varie highlight, abbiamo visto anche il cavallo quando aveva 2 anni, 2 anni e mezzo, abbiamo messo una piccola sella o un piccolo copertino, ci siamo saliti sopra per 1 minuto, qualcuno non è d'accordo, ma non succede niente, non abbiamo fatto né trotto né galoppo, siamo solo seduti sopra, un pochino di passo, giusto per dare l'idea al cavallo che un domani questa cosa qui non è una cosa così nuova. E facendola conoscere prima, quando il cervello è bello verde, bello, una spugna bella che assorbe informazioni di continuo, tutto il resto diventa più naturale per il cavallo. Quindi niente. Io ti ringrazio Laura per l'ottimo lavoro fatto. Ieri siamo andati anche in passeggiata. Sì, è vero. La prima passeggiata del Puledro, com'è stata? Una bellissima esperienza, era rilassatissimo. Cuore di mamma. Sì, perché poi diventano come figli. E il consiglio che vi posso dare da persona che va a cavallo in maniera amatoriale è comunque di investirci tempo. Perché come dice sempre Eric, è una delle frasi che ricordo sempre, perdere tempo prima per perderne meno dopo. E questa penso che sia una frase perfetta per Adam, perché in quest'anno l'abbiamo lavorato da terra, Eric ci ha seguito, veniva da noi a fare lezione, io lo portavo fuori. Ma scusa una domanda, perché magari le persone non capiscono quanto, perché magari sembra che lei abbia lavorato dalla mattina alla sera quest'anno, ma veramente di media a settimana? Una volta a settimana, lavorato da terra. Ma quanto tempo? 10 ore? Una mezz'ora. Quindi per tutti i proprietari di cavalli che dicono ma però non posso, non riesco, vi ricordo che queste parole qui sono veramente pericolose per il nostro cervello, e basta mettersi un pochino in gioco col proprio cavallo per fare poi la grande differenza. Quindi adoro questi proprietari di cavalli qua, adoro un po' meno, ma li capisco, perché non, mica ognuno di noi è fatto in maniera diversa. Però se ogni proprietario mettesse un pizzico di impegno, avrebbe un cavallo diverso, sicuramente, sia alla mano che sotto la sella. Va bene, concludiamo, salutiamo. Ciao a tutti, grazie mille. Ciao ciao.